Buongiorno. Allora, io sono arrivato a casa di Francesca, ma non sono arrivato da solo, sono arrivato con un po' di roba. Pomodoro, burro, Buongiorno. mozzarella, latte e carne. Qual è l'idea oggi? Oggi vi insegneremo a fare Se sarà ogni giorno le arriva. lasagne. Oggi prepariamo questo. Vediamo come ce la caviamo. Quindi, Proviamo a fare vediamo. lasagne oggi. Ok, allora, abbiamo diviso i compiti. Franci sta lì che fa il ragù. Io Ragù e invece besciamella. Ragù, ragù. ragù e besciamella. Io invece sto qua per accendere questa cosa qua. Quindi vediamo un po'. E tu fai la pasta? Sì, è la pasta questa. Scusate un po' che devo cliccare questo pulsante qua. Ok, ce l'ho fatta chiudere. Quindi adesso accendiamo. Certo. Se soltanto fosse collegata alla corrente. E quindi andiamo qua sotto. Prendiamo questo coso qua grigio. Questo è il tutorial come accendere un'impastatrice. Wow. Quindi stiamo facendo 100 grammi di pasta con un uovo, sale, 100 olio. grammi di farina. Ah beh, 100 grammi di farina, un uovo, sale e olio. Basta. Vediamo come viene. E io per il ragù ho messo mezza cipolla con un po' di olio nella padella, poi ho messo la carne, 230 sale grammi. Vediamo se sono un po' pochi, un po' tanti. Comunque la lasagna è per due persone, Sì, più o vabbè. meno. Abbiamo preso una vaschetta di carne un po' piccola perché siamo solo noi. Quindi vediamo un po' come va. Ok. L'impasto sembra sia pronto, ha preso una consistenza molto bella. Io ho sistemato la postazione pasta. Franci continua a fare il ragù. Anzi, adesso sta facendo la besciamella, mi sembra. Vediamo. Wow. Quindi io adesso metterò a riposare questa bellissima pallina e da 15 a mezz'ora, vero? Sì, la lasciamo così. Là fuori che fa. Oggi ci sono 2 gradi, quindi c'erano 3 gradi quando sono uscito di casa, quindi va bene. Ci vediamo tra mezz'ora. Allora, eccola qua la nostra pallina di impasto dopo mezz'ora di riposo. Anche un qualcosina in più. Perché? Perché io nel frattempo che Franci finiva di fare le cose qua, la besciamella e il ragù, sono andato sopra nella stanza a fare un video per voi. Ho fatto quello di Cracovia. Scusa, sto facendo rumore. Cosa stai prendendo? La cosa? Una teglia. Una teglia? Io nel frattempo ho rifatto questi biscotti al cioccolato perché l'altro giorno vi volevo tanto fare questi biscotti al cioccolato, questi sono i miei preferiti, Però però li ho bruciati. E erano quindi buoni, io me li sono mangiati lo sono stesso. buoni lo stesso, guardate, stanno qua. Ce li siamo mangiati, erano tanti, però li abbiamo mangiati lo stesso, ma erano un po' Ci ha messo un po' di bruciacchiati. zucchero come camuffare un po' E quindi il oggi li ho colore rifatti e li ho cotti di meno e eccoli qua. vero. Io quello che vi stavo dicendo prima che Francini iniziasse a parlare era che questo video qua di Cracovia lo metterò probabilmente domani. Quindi questo video lo vedrete lunedì, martedì forse. Se riesco a editarlo tutto e se sono soddisfatto del lavoro Cosa più difficile, perché Cesar non è mai sì. soddisfatto. No, perché mi vergogno. Tra l'altro il video l'ho fatto completamente da solo. È il primo video che faccio da solo in una stanza. Io stavo qua Wow. sotto. E quindi sentivo un po' di ansia. Anche perché, anzi, non l'ho fatto da solo, c'era anche Testina con me. Comunque adesso lavoriamo un po' questa pasta. Ok, Allora, lo chef Cesar eccola sta qua. facendo la pasta. Anzi, sta Guarda, facendo le guardate che bel maglione, lasagne. che Si è bel maglione sporcato sporco di tutto il Cracovia. maglione. Il forno è Guarda. già arrivato a temperatura. Sta aspettando solo che la tua pasta sia pronta. Eccola, guarda, faccio questa cosa qua. Attenzione, questo è il segreto, non è vero? È una cosa che mi sono inventato in questo momento. Che fai? Vedi? La taglio. Ah, così vedi il punto preciso Esattamente. della Quindi metà?
Mazza amore, che intelligenza. Buono. Bravo. Sicuramente ci sarà un modo. Io me lo sono inventato adesso questo. Wow. Questi sono tutti gli strati. E questa è la teglia pronta. E di qua c'è la mozzarella, questa un po' più secca, quella per pizza, la besciamella e il ragù, tutto pronto che aspetta. Allora, siamo pronti, abbiamo un po' acceso la luce, quindi se vedete questa luce gialla un po' sono le lampadine di Francia. Mm-hmm. È mezzo buio, non si vede niente. L'impasto è pronto, la farina qua non serve più, ma vabbè. Ragù, besciamella, formaggio. Troppo. Buona, verrà un bel po' formaggiosa. Sì. Vediamo. Questo è il momento della verità. Vai, Francesca. Allora. Mettiamo. Oh! Ups. Pasta, poi sugo? Cioè ragù? Sì. Secondo te? O sì, besciamella? Sì. Ragù, ragù. Ragù. E quanto ne mettiamo? Perché un bel po'. Non è tantissimo. Devi fare solo altre 8 volte, quindi. Solo? Vediamo, voglio provare io, voglio provare io. Mm-hmm. Allora, vediamo un po'. Mi piace questa parte, anche se non l'avevo mai fatta. Vediamo un po', schiacciamo un po', distribuiamo bene. Quanto gli piace schiacciare le cose a Cesare e fare tipo ciao 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 ciao. Guardate che tecnica, guardate come si piega la mano. Mazza. Dai, besciamella. Guardate che bello come l'ho distribuita bene. Oh. Wow. Besciamella, sì, non ce ne sono cucchiaino per eccolo, mettere. È quello là del formaggio, no? Oh. Pulito. Girala un po'. Ok. Ok. Mo si è raffreddata la besciamella. Quindi è diventata un po' densa. Come fai a distribuirla? Col cucchiaio. Con la tua tecnica? Purtroppo qua si faremo un casino col pomodoro. Vabbè, anche se si sporca non importa, tanto poi dopo va tutto insieme, no? Non sei convinto. Vediamo un po'. Allora io però sono un po' scomodo, quindi la prendo, fare i movimenti, ok, oh. Ok, riattaccati di là. Guarda il mignolino. Ok. Ok, non vi facciamo 8 volte questa cosa, quindi sennò questo solo una volta, dai. Ore, sì. Però dopo questo il cucchiaio per la mozzarella è sporco. Sì, quindi la prendo con la mano. Ok. Me lo mangio io. E io? No, tu stai a dieta, no? Ma che dieta? Detto? Lunedì inizio, oggi è lunedì? No, è lunedì prossimo. Ah, quello che hai detto anche il lunedì scorso. Sì, perché è lunedì prossimo. Ok, un bel po' di basta, amore, ne hai messa un sacco. Buona. E poi un'altra pasta. Vediamo, allora. Vediamo questa, guardate che bella, guardate che perfezione. Wow. E la mettiamo sopra. Ok. E adesso si ripete tutto, quindi ci vediamo tra 8 strati. Ciao. Ok, questo è il momento, a te l'onore. L'ultimo strato. Lo compatto come Cesare mi ha insegnato. Non so se si fa, però intanto lo faccio. Mazza, quanto muovo la macchinetta. Vabbè. Dai. L'ho compattato bene? Vai, sì. Come al solito, i primi piani li abbiamo fatti super pieni, anzi li ho fatti super pieni. E questi, così al risparmio. Quindi besciamella. Il ragù è finito, quindi non ce lo mettiamo. No, poi d'altra parte mi sembra che sopra non ci andrebbe. Forse, boh. Più di così non riesco a ricavarne.
Purtroppo questa teglia non è adatta, non siamo riusciti a trovare una teglia adatta a quella casa di Francesca, quindi dovremmo comprarne una. Ma ci stiamo provando lo stesso. Io pensavo, cioè tutte le persone normali dovrebbero avere una teglia per le lasagne, no? È che io e mia mamma mangiamo poco quando siamo da sole e tanto quando, cioè cucina tanto quando vengono persone, quindi ce l'abbiamo o troppo piccole o troppo grandi, come questa. Medie non ce l'abbiamo. No, io e Cesar mangiamo tanto, quindi... C'ha una forma un po' così. Dovrebbe essere quadrata, eh? Lo so. Potevamo prenderne una in alluminio. Vabbè. Comunque, vediamo come viene. La nostra prima lasagna. Anzi, no, la prima l'abbiamo fatta in Messico quest'anno, eh? Che è venuto un disastro. Sì. Con la pasta comprata, ovviamente. Allora, che è successo? Ti ricordi come si era bruciata sotto? Si era attaccata? Forse dovevamo metterci l'olio sotto. Prima di mettere il primo strato. Stratto? Stratto. Oh, vabbè, ormai. Se si attacca è colpa dei Franci. Perché? Boh, così. Io volevo mettere un po' di sugo sotto, ma tu non hai voluto. Perché non ce n'era tanto. Comunque a me piace tanto la noce moscata, quindi anche se stava già nella besciamella, io nell'ultimo strato ce la metto perché mi piace. Metto prima la mozzarella rimasta e poi il parmigiano. Ma hai rovinato la sorpresa, quello è l'ingrediente segreto, parmigiano. Metto prima la mozzarella e poi l'ingrediente segreto? Vabbè, eccolo qua, parmigiano, come la tradizione reggio emiliana vuole. Non lo so, non è vero, lo sto inventando. Non lo so. Poi ti vincono, eh. Non trattatemi male nei commenti. Comunque ci siamo abbronzati ieri, lì sul ghiaccio. Sì. Sul ghiaccio, sulla neve. Perché tu dove sei caduta? No, sul ghiaccio. Franci, io, attenti a quello. Pum, cadrei subito. Ok. Cioè noi dobbiamo ancora pranzare, il sole se ne sta andando, cioè capite, sì. Vabbè, ma abbiamo perso tempo, io ho fatto i biscotti, tu hai fatto il video. Si è smontato. Ok. Pronta? Dai, veloce, in forno. Corri. Apro io. No. Ah. Il forno è pronto da un'ora. Ciao. Ok. Quanto ci metterà? Metto 15 per ora. Non lo so. Fame. Volete sapere che ore sono? Ta 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 ta. Lo so, ci abbiamo messo un bel po'. Ok, allora noi siamo un po' entusiasti perché c'è un profumino e si vede un po' una pronta, crostina. È pronta. Io la lascerei qualche minutino in più. Dici? Sì, per farla croccantire un po' di più. Guarda che poi dopo quando si raffredda diventa dura, eh. Appunto, deve avere una consistenza buona, non che si spappola tutta. No? Boh. Secondo me è pronta. Un minutino in più, dai. Ok. Però io mi siedo e tu me la porti. Ah, sì? Sì, sei già fredda. Insomma, sta la lasagna. Ho formato una palla lì. Non è normale? Vedi? Una cosa troppo. No, secondo me questo colorino ci deve stare. Mamma mia. La posso bucare questa palla? Bucala. Yeah. Perché ci metti la sussina? Così poi lo metto in bocca ed è buono. E taglia la metti in un piatto e poi la mettiamo in bocca, no? Ed è buona. Infatti, no? Allora, Fran ci sta dando le direttive seduta nel divano con la copertina. Allora, quindi prendi due piatti. Prendi allora, la io spatola. Taglio. Col coltello non fai niente. Fame. Anzi, no, ma non la taglio tutta, eh? Non la mangiamo mica tutta. Perché la stavi tagliando semplicemente a metà? Sì.
Per adesso dammene un quarto, dai. Allora. Tagliare con la sinistra non è facile, ragazzi, eh. Quindi. No, non si è attaccata per niente, ai fianchi. No, no. Secondo me bisogna farla raffreddare un po', così prende un po' di consistenza. Altrimenti è troppo liquida. Sei fuori fuoco, ok. Sì, aspettiamo un po'. Ok, okay, era troppo calda. Ha detto io di aspettare un po'. Ma non abbiamo resistito. Non abbiamo. No, no. È che la pasta l'abbiamo fatta super sottile e l'abbiamo messo troppo condimento. Però ammazza se sembra buona, eh. Cioè, dai, riprovaci. Sì. Ti avvicino l'altro piatto. No, io ci riprovo dopo. Va bene, io la mangio allora. Sì, no, io voglio una bella porzione. Così capisco che è una porzione. Ma tanto questa è solo l'inizio. Poi dopo faccio il bis, no? Non credo proprio. Come no? Andiamo. Mangio la tua porzione. Ma come, non era la mia questa? Troppo mozzarella abbiamo messo. Com'è? Buona? Allora tieni. La voglio anch'io. Dai, la voglio anch'io. Uffa. Brucia, si vede. Prendi un po' di questo. Aspetta, ho la bocca piena. Era da mangiare insieme con l'altro. È un po' sciapa. No? Sì, è un po' sciapa. Però è buona. Cristina. Quello che ha fatto il ragù e la besciamella non è stato tanto bravo. Ah, tu? Ah. Sì, che non ci hai messo il sale? Che? Ah. Sì, che ce l'ho messo anche due volte, perché poi l'ho assaggiata e ce n'era poco. Non è un granché, però, cioè nel senso non manca tantissimo il sale. Può anche andare, perché c'è il parmigiano comunque. Però io ci avrei messo un pizzichino di piccante, pochino pochino. Secondo me ci stava. Vabbè, me l'hai finita nel frattempo, ma va bene. Aspettiamo. Amore, te ne vai? Sì. Scusate, non abbiamo più vloggato niente dopo la lasagna. Ma dopo che l'abbiamo mangiata siamo stati tutto il pomeriggio a editare il video di Cesar, perché sì, è troppo difficile. Troppo lungo. E lui è un precisone e lo vuole fare troppo preciso, quindi io di solito non edito così. Vediamo se riusciamo a caricarlo entro domani. Che corretto. Comunque, ancora ci manca un pezzettino, però sono le 9:15, quindi è troppo tardi e lui adesso se ne sta andando. Quindi ciao. Quindi buonanotte. Stasera c'è lasagna. Gli ho dato un pezzo di lasagna perché qua per casa mia era troppa. A freddo, amore. Mamma mia, freddissimi. Ciao. Buonanotte. Se questo video vi è piaciuto, mettete tanti bene. Mi piace. Questo andrà nel tuo canale, quindi sì, mettete tanti mi piace. Iscrivetevi al canale di Sara. Anche quello suo, di Franci. Sì. E niente. E basta. Ci vediamo nel prossimo video. Sì. Ciao. Ciao Gemmina, buonanotte. Ciao Cesarina, quindi, buonanotte. Che stupida. E quindi, ciao. Buonanotte. Buonanotte.